una serra tecnologica da 13 ettari, la più grande d'Italia. E qui principalmente produciamo pomodori, insalate ed erbe aromatiche. Produciamo in maniera sostenibile per l'ambiente, con una particolare attenzione alle politiche per il personale. In sfera produciamo un chilo, riusciamo a produrre 1 chilo di pomodori consumando 2 litri d'acqua contro i 75 litri del campo aperto. La seconda particolarità, oltre al gusto, è il residuo zero, perché non facendo trattamenti possiamo garantire al consumatore che il nostro pomodoro non contiene residui di fitofarmaci. La terza caratteristica è che, essendo una cultura idroponica, escluso l'utilizzo del terreno, e utilizziamo acqua piovana e di fatto produciamo il primo pomodoro senza nickel. Noi dal punto di vista ambientale siamo completamente sostenibili perché consumiamo molto meno terreno a parità di produzione, addirittura noi consumiamo solo il 10%, a parità di quantità di produzione noi utilizziamo il 10% del terreno. Come dicevamo prima, consumiamo pochissima acqua. E dal punto di vista energetico, siccome abbiamo bisogno di calore per riscaldare la serra, per riuscire a creare anche d'inverno le condizioni ideali per il pomodoro che vuole sempre primavera, noi ci riscaldiamo utilizzando il cippato di legno. Dal punto di vista invece energetico, per la parte elettrica, abbiamo un piccolo impianto fotovoltaico. Noi all'interno della serra utilizziamo prevalentemente lotta biologica, ovvero combattiamo batteri, muffe e insetti nocivi utilizzando batteri, muffe e insetti buoni. Noi facciamo un ciclo culturale che dura 1 anno, proprio 365 giorni. Alla fine della cultura la pianta viene tagliata, buttata via e viene lavato tutto l'ambiente, disinfettato e ritornano le nuove piantine che sono grandi così e vengono da un vivaio. La piantina, questa è stata trapiantata neanche 20 giorni fa, la pianta cresce 40 centimetri a settimana e questa fra 15 giorni, 20, massimo 20 giorni iniziamo a raccogliere i primi frutti. Credo che ogni organizzazione debba condividere con i propri dipendenti, i collaboratori gli obiettivi. Il raggiungimento massimo, gli obiettivi massimi che abbiamo raggiunto con Sfera è stato possibile grazie al fatto che tutti ne condividono i valori fondamentali. Veloce. Sfera è veloce e la sento proprio la velocità come un'esigenza, perché non abbiamo tempo, perché abbiamo superato il punto di non ritorno con l'ambiente. Consumiamo ogni anno sempre prima la quota disponibile di cibo e di acqua in maniera rinnovabile. Dobbiamo recuperare gli errori che abbiamo fatto in passato. Secondo me in agricoltura, non solo in Italia, ma in Europa e nel resto del mondo, c'è ancora tanto, 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 tanto da fare. E ci dimentichiamo troppo spesso che in agricoltura si produce cibo che serve per non morire.